nei riguardi, in quanto fiducia, delle varie istituzioni. Per questo io ringraziamo i sindaci, ringrazio l'assessore regionale Cerchetti, perché credo che vedere una sala piena su un problema che non sempre viene in qualche modo interiorizzato come problema serio, perché non apre il rubinetto, bere quando è che vengono venuti in considerazione i gestori, nella misura in cui uno apre, vede che c'è qualcosa che non funziona, partono telefonate e quant'altro, perché giustamente gli utenti vogliono un servizio ordinario. Fatta questa considerazione, questi contratti di rete servono anche per studiare insieme una strategia di prospettiva, ossia dire, prima si diceva Marchetti, è una politica, partiamo dal basso per collaborare con le varie istituzioni, con la Regione Marche. Tra l'altro, nel momento in cui la Regione è stata colpita dal sisma e da tutta una serie di eventi che hanno in qualche modo cambiato la vita dei marchigiani, è chiaro che le varie istituzioni, le varie amministrazioni, l'amministrazione se ne devono far carico in quanto un problema di tutti, non un problema del, saluto anche il sindaco di Aspe, cioè, il problema del singolo, ma il problema di una comunità che è stata comunque ferita. A qui si parlava della tecnologia. Noi abbiamo, noi parliamo dell'essiccamento fanghi, parliamo anche perché c'è la Regione Marche che sta facendo una valutazione complessiva in rapporto a come dobbiamo trasferire questi fanghi e dove, al di là del costo, quindi vanno a lievitare fortemente i costi, quindi noi dobbiamo pensare di trovare e di dare un servizio che sia ottimale, perché parliamo dell'acqua, parliamo di questioni ambientali che non sono questioni visibili. Potenziare la comunicazione, ecco quindi perché questa mattina, non tanto per fare facciate, cerco di domenica mattina, ognuno di voi preferiva rimanere a casa con le proprie famiglie, io vi ringrazio e per questo sottolineavo un ringraziamento particolare. Vedo arrivare con altri sindaci, quindi il problema è seguito. Quindi noi abbiamo presentato già dei progetti, abbiamo presentato dei progetti nei vari comuni per l'essiccamento fanghi. Abbiamo insieme stiamo facendo una valutazione insieme per vedere come poter fare anche, vedo l'ingegnere Tonelli che tempo fa insieme all'ingegnere Ianni aveva consigliato l'azienda di fare gli impianti di interconnessione nei vari nel sistema idrico per evitare che poi accadano eventi come quanto è avvenuto con il sisma. Quindi è chiaro che va fatta una valutazione di carattere amministrativo che riguarda i vari livelli, dai comuni alla Regione Marche. Sottolineare un apprezzamento particolare che deriva anche, noi abbiamo l'azienda, la città, 59 comuni, è un'azienda completamente pubblica, fornisce 400.000 persone, 300.000 e 450.000 persone, perché il suo bacino anche investe anche la riviera, lungo l'Adriatico, e quindi è chiaro che abbiamo una fascia di estrema delicatezza, anche perché noi viviamo di turismo. Non affermo, ma anche affermo turismo culturale, turismo ad Ascoli, turismo in tutti i comuni. Abbiamo una fortuna importantissima, che è quello di avere una storia dietro che possiamo vendere insieme. Quindi guardare anche l'aspetto positivo della nascita di queste aziende, che con molta umiltà, senza voler insegnare niente a nessuno, ma cercando di dare un servizio migliore, provano a fare la politica dei piccoli passi chiedendo il sostegno alla Regione Marche e ai vari